Do il benvenuto a Matteo Mandressi, segretario generale della CGIL. Questa mattina è stato reso noto il risultato del referendum che ha visto coinvolti i dipendenti dell'ospedale Valduce. Innanzitutto diamo un riepilogo di quello che era il preaccordo, che cosa prevedeva? Sì, il preaccordo prevedeva essenzialmente due punti: un impegno dell'amministrazione a presentare un piano di riorganizzazione dei servizi e una disponibilità delle lavoratrici e dei lavoratori dell'azienda ospedaliera a vedersi ridotta una parte del salario accessorio. Questi sono in estrema sintesi i due punti fondamentali dell'ipotesi d'accordo. Ok, quanti dipendenti sono andati a votare in percentuale e come si sono espressi? Allora, su 823 aventi diritto al voto, considerata tutta l'azienda, perciò sia la sede di Como che la casa di riposo di Colonno e Villa Beretta di Costa Masnaga, si sono espressi 618 lavoratori per una percentuale del 75%. Questo è un dato molto positivo e evidenzia quanto è stato sentito questo referendum. I sì hanno vinto in modo rilevante. 516 lavoratori si sono espressi per il sì all'ipotesi d'accordo, pari all'83,5%, mentre i no sono stati 97, pari al 15,7%. Ecco, ma adesso che cosa succederà per questi lavoratori, quindi? Allora, la cosa che succederà nei prossimi giorni sarà una convocazione dell'azienda per la firma definitiva dell'ipotesi d'accordo. La ricaduta sui lavoratori sarà il taglio di una parte del salario accessorio, come era previsto dall'accordo, mentre vengono confermati i posti di lavoro e non ci sarà alcuna riduzione d'organico. L'azienda si è impegnata a presentarci il piano di riorganizzazione definitiva tra la fine del mese di febbraio e l'inizio del mese di marzo. Sarà in questo momento che riusciremo a capire, quanto sarà, fondata e vi era la possibilità che nel biennio il Valduce recuperi completamente la situazione economica. E invece per quanto riguarda la cittadinanza, sono previsti dei tagli ai servizi? Allora, nell'immediatezza no, non sono previsti tagli ai servizi, l'azienda sta valutando il numero dell'offerta dei servizi, la ricaduta economica e sta operando una sinergia con ASL e azienda ospedaliera. Solo a fronte di queste rilevazioni e di questo lavoro di verifica si potrà capire se ci saranno delle riduzioni. Immaginiamo di no, perché questa non è l'intenzione dell'azienda Valduce, perciò il piano di rilancio dovrebbe prevedere la conferma e addirittura in alcuni casi l'incentivazione di servizi particolarmente strategici. Perfetto, io ringrazio ancora una volta Matteo Mandressi per essere stato con noi e l'aspettiamo nuovamente per se ci sono novità a riguardo. Sicuramente, grazie a voi. Grazie.